Un'area di 300 metri quadri con una zona dedicata agli incontri degli operatori turistici, una sala conferenze e un punto leisure social dove incontrare i responsabili dei social media e un'area show cooking curata dal consorzio Masserie Didattiche. Anche quest'anno Puglia Promozione si è presentata al pubblico della Borsa Internazionale del Turismo di Milano da protagonista. La soddisfazione dell'assessore regionale al Mediterraneo Silvia Godelli. Puntare fondamentalmente sull'estero. Noi abbiamo ormai il 20% dei flussi turistici di provenienza internazionale con una crescita di anno in anno sempre più significativa. Sappiamo che in Italia siamo più che conosciuti, ma sappiamo che i nuovi mercati sono quelli europei e anche quelli remoti, quelli più lontani, ed è su quelli che intendiamo spingere maggiormente. Nel 2013 con il By Puglian Meeting and Travel Experience, che ha offerto l'opportunità al sistema delle imprese pugliesi di presentare la propria offerta con una selezione di 165 operatori esteri provenienti dai principali mercati europei ed extraeuropei, con la campagna We Are in Puglia, realizzata in co-marketing con Nikon e con Puglia Open Days e Discovering, due programmi di iniziative destinati ai long weekend, Puglia Promozione ha puntato a far conoscere la Puglia come esperienza autentica, prevalentemente sui mercati esteri. Ormai raggiungiamo il 10% del PIL dell'economia della nostra regione. È anche vero, e questo l'abbiamo appena detto in una conferenza stampa delle regioni italiane, che se il sistema paese non ricomincia a pedalare è difficile guardare avanti molto a lungo. Ci sono alcune realtà che sono in calo e sono quelle che si sono, come posso dire, innovate, aggiornate di meno, altre realtà che non sono affatto in calo. Se pensiamo a Vieste, sicuramente in crescita progressiva, la stessa Monte, che sta arrivando ora al turismo internazionale, in crescita. Quindi non è vero che i dati del Salento spiccano sulla media regionale, perché anzi abbiamo una situazione diffusa abbastanza omogenea, abbiamo ambiti come la Valle d'Itria per esempio in forte crescita, e poi non nuoce ricordarlo, la prima destinazione turistica della Puglia è la città di Bari, cosa a cui nessuno mai pensa. Riccardo Scamarcio, testimonial della terra di Federico II, l'attore a promozione del territorio dove è nato e cresciuto, prima del grande salto a Roma e l'esplosione nel mondo del cinema. Un'idea che ha funzionato, che ha bloccato la Borsa Internazionale del Turismo di Milano per qualche ora ed ha promosso le 10 città che compongono la provincia di Barletta-Andria Trani, che hanno scelto di legare la propria immagine all'attore nato a Trani, da madre barlettana e cresciuto ad Andria. Questa terra meravigliosa, piena di storia, anche di monumenti pazzeschi come il Castello del Monte, la Cattedrale di Trani, il Castello di Barletta, insomma ci sono tante cose anche dal punto di vista architettonico che sono piuttosto notevoli e importanti. E è una certa accessibilità alla natura, per cui diciamo sono dei luoghi in cui si vive bene. Riccardo sposa pienamente quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio e quindi la possibilità di poter avere la sua persona come testimonial per noi è stato un grande onore e motivo di soddisfazione. Credo di interpretare il pensiero di tutti i 400.000 abitanti, ma non solo, di tutti i pugliesi. Noi siamo qui nell'ambito della Regione Puglia di promuovere questo territorio importante qua è la Regione Puglia, all'interno del quale esiste benissimo questo cuore pugliese che oggi non pulsa più ma che diventa anche la seconda casa. Davvero artista indiscusso protagonista del cinema italiano, Riccardo Scamarcio ha sfoggiato tutto il suo talento nel descrivere e raccontare un amore sempre vivo per la sua terra d'origine. Goliardia, battute, una telefonata a sorpresa con un amico in andriese hanno fatto da cornice all'evento. All'incontro hanno partecipato il presidente della provincia di Barletta-Andria Trani Francesco Ventola, il consigliere provinciale delegato al turismo Pantaleo Mastro Giacomo ed il presidente del consiglio provinciale Vincenzo Valente, presenti anche i sindaci di Andrea Biceglie, Nicola Giorgino e Francesco Spina, il presidente del Consiglio Comunale di Trinitapoli, Mino Albore. Riccardo Scamarcio ha parlato dei suoi trascorsi nelle città di Andria, Barletta e Trani, delle sue passeggiate con il papà negli stupendi paesaggi della Murgia e delle peculiarità enogastronomiche che caratterizzano il territorio. Tutta la mia infanzia e tutta una serie di meccanismi, di dinamiche, di suoni, di odori, di facce, perché
sì, di faccia, anche perché poi alla fine torno ad Andria ogni tanto e vedo e rincontro persone, mi fa sempre un certo effetto, un po' malinconico, devo dirti. Anche se non, cioè non troppo, perché poi in fondo non me ne sono mai andato.